Allora, è sempre una sensazione particolare andare live. Vediamo se qualcuno ci raggiunge. Intanto, oggi ho preso un'infinità di appunti per dirvi questo argomento. E prima di iniziare, così, dato che aspettiamo, vi invito a lasciare un mi piace, così l'algoritmo di YouTube ci ringrazia. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, che fa sempre piacere, e così siamo in di più e spingiamo il nostro messaggio sempre meglio. Allora, oggi volevo parlare, se guardo in basso è perché ogni tanto do un occhio, perché così sintetizzo un po' di più e non perdo il filo del discorso. Allora, oggi volevo parlare di un'esperienza che mi è successa ieri. Praticamente ero fuori con dei miei amici, intanto ciao a tutti, ero fuori con dei miei amici e prendo un cellulare di un mio amico e mi metto in modo molto cattivo a guardare tra il suo Instagram. Allora inizio a guardare le storie. Storia dopo storia, sapete che ogni tanto c'è una pubblicità che ad alcuni rompe le scatole, ad alcuni come me che lavorano nel business online e che ogni tanto usano dell'advertising, è una manna dal cielo perché posso far vedere il mio messaggio davanti a tutti voi. Però insomma, arrivo a questa pubblicità, era la pubblicità di un gioco che io non avevo mai visto e sembrava interessante. Cioè, io ho un passato da gamer, però sempre per divertimento, sapete, l'adolescenza, insomma, mi divertivo anche a giocare con i videogiochi, anche adesso gioco spesso, insomma, quando ho del tempo libero, se ce l'ho. E insomma, gli chiedo: ma è la prima volta che vedo questo gioco, tu lo conosci? E lui mi risponde: sì, guarda, mi capita spesso questa pubblicità e ci sto già giocando, è molto figo sto gioco. Allora io gli dico: ma com'è? E perché a me non capita mai, se a lui capita molto spesso questa pubblicità? E allora sono rimasto un po' così e ho pensato: cavolo, io mi sto sempre più incanalizzando in quello che gli altri vogliono che io veda. E molto probabilmente perché sono sempre più targetizzato e nicizzato su quello che mi interessa. Voi, come sapete, io mi informo molto su quel che riguarda il business online, gli investimenti, l'educazione personale e tutte queste cose. Allora penso: ma vuoi vedere che io, guardando sempre le stesse cose, mi arrivano sempre le stesse cose e mi focalizzo in quella cosa lì e tutto il resto, che magari potevano essere altre mie passioni o altre cose a cui ero interessato, se ne vanno. È come se io fossi il 10% di me soltanto, perché nel mio tempo in cui passo online, che ormai sta diventando sempre di più, guardo soltanto quella cosa perché lavorando su quella cosa mi concentro su quella cosa. E allora inizio a fare questa riflessione. Ma ci sono due aspetti. Uno è quello business, nel senso che devo io come persona andare a targetizzare anche persone che sono al di fuori della nicchia che YouTube, Facebook, Instagram, Google mi danno. Perché, come avete visto prima, io stavo andando a vedere un gioco dal mio amico, tra le storie del mio amico, ed era interessato, soltanto che a me quella pubblicità non era mai venuta davanti, nel senso non mi si era mai stata proposta, perché secondo Google, secondo Facebook o secondo tutti gli altri motori di ricerca e advertising, io sono nella nicchia business online, investimenti, educazione personale, coaching, fintech, cose di questo genere. Perciò non mi si viene mai proposta la pubblicità di un gioco online. Però magari io potrei essere interessato, soltanto che concentrando sempre più del mio tempo in quella cosa lì, i motori di ricerca dell'advertising mi danno soltanto quella nicchia. E allora, dal punto di vista del business, io dico: ok, faccio pubblicità solo per quella nicchia perché sono targetizzati e sono già pronti all'acquisto, alla conversione, alla lead o a tutte queste altre cose. Però devo anche pensare: ci possono essere molte altre persone al di fuori di quella nicchia
che sono interessate, ma o non lo sanno né ancora, o non passano tanto tempo in quella nicchia all'interno dell'online. Per cui io penso, dal punto di vista business, faccio una pubblicità targetizzata e faccio una pubblicità a più ampio spettro che colpisce tutti. E questo è il primo pensiero. Primo. Il secondo pensiero è, ma ascolta, se le persone stanno... Poi questa è tutta una cosa che io penso e voi magari potete dirmi cosa ne pensate nei commenti, potete contraddirmi, insomma. È un pensiero, oggi in questa live volevo un attimo condividere questa esperienza. Se io sono sempre concentrato in quella cosa, nell'online, e continuo ed esco sempre meno, io divento quella persona che magari è diversa da me e che mi spingono a diventarla perché sempre davanti a me si propongono queste pubblicità. Insomma, saremo sempre più incastrati, nicizzati, insomma, spinti in questo imbuto, proprio dal titolo del video, spinti in questo imbuto in cui non riusciremo mai più ad uscire. E cioè la cosa mi sembra anche brutta perché possiamo perdere tutto il resto del mondo che ci circonda e tutte altre opinioni che sono al di fuori di quello che noi siamo, di quello in cui noi siamo concentrati, e secondo me è una cosa brutta, sinceramente. Perciò, magari anche pensandola in modo paradosso, se io sono un terrapiattista o se io faccio cose, magari credo a cose che non stanno, che sono insomma molto radicali e molto spinte. Mi si verranno sempre più proposte davanti cose radicali e spinte? E quindi mi viene sto pensiero: le persone saranno sempre di più spinte a dividersi? So che poi è una cosa paradossale, magari estremista, però secondo me tutti quanti dovremmo stare attenti a ciò che facciamo online e a ciò che c'è fuori nel mondo, perché molto spesso i motori di ricerca come Google, Facebook, insomma, i motori di ricerca che tutti usiamo giornalmente ci spingono, ma non sono loro, sono gli advertisement o gli inserzionisti che ci sono dietro, che ovviamente approfittano di questo sistema. E dal punto di vista business è giusto. Non si può controllare perché è come sta andando il mondo. Magari si potrà, non ne ho idea. È un ragionamento che mi è venuto ieri e che sto condividendo. E lo sto facendo anche in modo fatto male, insomma. Si potrebbe fare meglio, però ci stiamo sempre più spingendo ad arrivare ad essere e a pensare come noi già pensiamo. E questa cosa secondo me è negativa. Perciò quello che secondo me dovremmo fare tutti quanti, magari è un problema solo mio, guardare anche al di fuori di quello che guarderemo giornalmente e condividere con le persone più tempo, con persone che pensano diversamente da noi, ma farlo in un modo positivo e riflettere sui lati di ogni singola cosa. Perché secondo me un modo per crescere è andare al di fuori della comfort zone, si chiama, la chiamano, e affrontare cose che non ci sono mai state poste davanti. Perché se non lo facciamo, rimaniamo completamente focalizzati in quello che ci viene proposto e in quello che pensiamo. Perché noi, a meno che non ci venga proposto davanti un qualcosa di diverso, noi continueremo e continueremo a cercare più o meno le stesse cose e aumenteremo magari del 10% il nostro raggio d'azione. Però se ci spostiamo e se andiamo contro, nel senso ci scontriamo con pensieri diversi, possiamo anche approfittare del loro punto di vista, che può essere giusto o sbagliato, poi sta a noi riflettersi, sta a noi a contare questa cosa. Quindi questa era un po' la condivisione della mia esperienza di ieri e della mia riflessione.
Però magari poi ci sono anche altre persone che possono dirmi: sì, ma guarda, io spengo le. Ci sono tanti plugin o tante estensioni per Google Chrome che possono dirti: vabbè, spengo tutte le pubblicità, non mi si pongono più davanti le pubblicità. Però queste persone non sanno, magari non si accorgono, che se appena schiacciano in un video di YouTube, ecco che subito ci viene posta la pubblicità. Purtroppo non ci sono, almeno non le ho trovate io, estensioni o plugin che ti permettono di eliminare la pubblicità anche su YouTube. Quindi bisogna sempre un po' stare attenti a quello che si fa quotidianamente e a quello che ci viene proposto davanti. E questa era un attimo la condivisione che volevo fare oggi, nel senso che dobbiamo, secondo me, andare, uscire, magari spegnere i tablet, spegnere i cellulari, spegnere il mondo online, confrontarci con le altre persone e risolvere, insomma, non risolvere, uscire dal nostro habitat. In questo modo possiamo anche andare contro a questi pensieri che magari sono soltanto nostri o magari ci stanno spingendo sempre più a pensare soltanto a questa cosa. E non so perché sono. Questa è tutta crescita, condivisione di cose e non so se queste cose possano portare a pensieri estremistici o a pensieri molto spinti. Però bisogna anche stare attenti a quello che sta succedendo. E nulla, questa era la mia esperienza. Spero di avervi intrattenuto per questi 10-11 minuti di una domenica. E ditemi, se avete delle domande, sono anche qui, magari facciamo altre due chiacchiere. E poi oggi, dato che ci sono le elezioni del Parlamento europeo, vi invito ad andare ad invitare e ad esprimere la vostra opinione. E andare contro alle persone che la pensano diversamente da voi, in modo tale anche da poter imparare e sentire cosa ne pensano. Per esempio, in casa mia mamma, mio papà e io votiamo tutti e tre cose diverse e oggi è stato stra interessante il pranzo perché tutti quanti erano: sì, io voto questo perché, io voto questo perché, e ognuno aveva le sue ragioni, ovviamente. Sei andato a votare Riccardo? No, io ci devo ancora andare, probabilmente tra quando finirò questo video, spegnerò questo video, poi vado a votare, studio un po' di diritto pubblico perché ho 6 esami il mese prossimo, quindi sarà un mese intenso, e studio, vado a votare e poi vado a giocare un po' a calcetto. Sono un amante dello sport e mi piace molto il calcio. Ciao Luca! Avete altre domande? Quali libri consigli per quanto riguarda gestione del denaro oltre padre ricco e padre povero? Sai che non ne ho idea, non ho letto molti libri sulla gestione del denaro, però so che. Però guardo molti video online semplicemente scrivendo come implementare la gestione del denaro, tutti in inglese. Perché attualmente ci sono parecchi contenuti inglesi, americani, che sono molto utili. Magari cercherò di portarne qualcuno qui in Italia che può essere utile. Se ci dovessero essere libri, ve li consiglierò. E poi, qui in descrizione, dopo aver finito questo video, dato che ho già visto due domande che mi chiedono come va il network marketing, vi avevo detto che stavo iniziando, ho fatto un video ma è solo privato ed è accessibile soltanto dal link che ho io, non lo faccio accessibile a tutti perché mi sembra più, diciamo, semplice condividere questa cosa con gli interessati, anche perché sono d'accordo che è un argomento un po' borderline e magari a molte persone dà fastidio, quindi voglio che soltanto chi è interessato acceda a quei contenuti, per cui qui sotto in descrizione magari vi lascio il link e lo andate a trovare. Oh, studi ancora trading? In questo momento mi sono un attimo fermato proprio perché ho 6 esami il mese prossimo, quindi ho dovuto un attimo decidere le cose da tagliare, dato che ho già progetti che stanno andando bene. E li devo ottimizzare. Prima faccio quelli, ho stoppato un attimo il trading e poi appena finisco questi 6 esami che mi aspettano, riparto con il trading.
Altre domande? Sei esami? Eh sì, perché ho iniziato l'università in ritardo, ho una storia un po' strana e quindi sei esami nello stesso mese? Sì, perché ne avevo lasciati due indietro, perché stavo facendo altre cose. Come mai studi economia? Studi economia per ragioni molto... per diverse ragioni. Innanzitutto perché mi dà una buona base tradizionale dello studio dell'economia, che poi vado ad approfondire con la base moderna che sto facendo anche nel quotidiano. E dopodiché perché, come sapete, molte persone... Io voglio cercare di comunicare cose positive con tutti e molte persone purtroppo non accettano l'opinione per esperienza, ma accettano soltanto per certificato. Quindi alle persone che mi dicono in questo modo vorrei schiaffargli una laurea se mai un domani dovessero capitarmi davanti. No, non sono gay e ho una ragazza che si chiama Laura. Tranquillo. Cosa ne pensa la mia famiglia di quello che faccio? Non capivano inizialmente e per paura insomma, mi stavano un attimo focalizzando in fare altro perché non sapevano cosa si potesse aprire davanti a me. Ora che ho discreti risultati, non hanno capito più o meno come funziona, cosa sto facendo e non sono più che contenti di quello che faccio. Basta, finite le domande. Aspetta, devo fare così, in modo... Consigli per Amazon FBA. Consigli per Amazon FBA è informati e guarda contenuti non soltanto italiani, ma guarda contenuti americani, inglesi, perché lì è già parecchio diffuso Amazon FBA. Qui in Italia è arrivato da un anno e mezzo. Lì lo fanno ormai da 3 o 4 anni e sono arrivati a un tal punto in cui hai moltissimi più consigli anche in un modo gratuito. E quindi non hai nemmeno la necessità di comprare un corso se vai a cercare dalle giuste persone i giusti contenuti e le giuste risposte, quindi. Le tue entrate dipendono solo dal trading o puoi... Non faccio trading attualmente, quindi dipendono da tutt'altro. Farai un video con Marcello Ascani. Marcello l'ho conosciuto e chi lo sa, in futuro potrebbe succedere, per ora non c'è nulla di pianificato. Sì, ciao Giuseppe Minardi. Ciao. Allora. Ok, ciao Riccardo, fai anche self-publishing? Serve partita IVA per farlo? Se serve partita IVA, non ne sono sicuro, dovresti chiedere al tuo commercialista, ma credo di sì, anche perché Amazon penso te la richieda per fare self-publishing. Però, dato che non lo faccio, non posso risponderti in maniera perfetta. Altre domande, ragazzi? Se no, io sei nel regime forfettario? Sì, attualmente sono nel regime forfettario, però, dato che quello che faccio, le diverse cose che faccio stanno andando bene. Devo pensare, a come fare un domani nel caso dovessi passare il limite del regime forfettario. Sembra paradossale anche a me dovermi fare questa... essermi... Vabbè, insomma, non so coniugare bene il verbo, farmi questa domanda, però dato che i limiti sono quelli, c'è una probabilità che io li sorpassi, perciò devo anche informarmi su... come fare, cosa succederà, se ci sono altre agevolazioni, cose di questo tipo. Riusciresti ora come ora a vivere con i tuoi guadagni? Sì, e lo puoi capire anche dalla risposta precedente. Se ti cerchi i limiti del regime forfettario, capisci anche quanto posso fatturare annualmente, più o meno. Dopo, ovviamente, il fatturato non è per nulla il guadagno. È anche uno dei motivi per la quale quando le persone mi fanno vedere i loro guadagni, che sia su Amazon FBA, che sia su dropshipping, vedi anche guadagni da 100, 200, 400 mila euro. Ma poi quanti di quei guadagni riesci a tenerti in cassetta? Quant'è il netto dei suoi guadagni? Magari è nulla perché il prodotto lo compri a 60, aggiunte tasse e tutto, e lo vendi a 100, cioè lo vendi a 100, ma lo compri a 60, ci aggiungi le tasse.
ci aggiungi tutto il resto e quindi su ogni prodotto che vendi ti rimane 2 e quindi puoi capire che non hai molto margine e il fatturato è, seppur alto, non ti dà tanto. Abbandoneresti YouTube? Ora come ora no, perché mi piace quello che si sta creando, mi piacciono interagire anche in questo modo con le persone, mi piace farlo, mi piace condividere con gli altri e mi piace anche questa cosa mi permette anche di avere degli introiti, e come tutti sapete, però è anche bello che quegli introiti sono generati aiutando le persone in un modo che può essere completamente gratuito per loro. Quindi è una cosa positiva e bella, secondo me. Come organizzi i video in relazione ai tuoi impegni? Dipende molto anche dai progetti che ho, però tendenzialmente quello che cerco di fare è registrarli subito dopo mangiato, come in questo momento, non lo sto registrando ma lo sto facendo direttamente, e poi dato che adesso, come sapete, ho un collaboratore, mi faccio aiutare anche da lui a montarlo, e dato che ho la connessione lentissima, il caricamento per condividerglielo mi ci mette la sera, poi lui lo monta il giorno dopo o io lo monto il giorno stesso, e dopodiché lo carico 3 giorni dopo e cerco di organizzarmi la domenica, quindi oggi, per i 3 video settimanali che devo fare la settimana dopo. Cerco di mantenere questo ritmo, il mese prossimo dubito che manterrò questo ritmo, magari si abbasseranno a 2 a 1 settimana, proprio perché ho questi esami che mi terrorizzano. Se ho la PS4 non la ho più, non gioco più, perché aveva assorbito troppo tempo. Gioco a dei giochi sul cellulare quando sono tra i miei amici e ho 2 cellulari, quindi quando sono a casa non gioco con il cellulare, ma quando sono con i miei amici, quando ci sono quei periodi morti in cui si aspetta qualcosa, insomma, quando ci sono i momenti dove non stiamo condividendo qualcosa insieme parlando, mi faccio anch'io una partitina stupida, un gioco stupido, con il secondo cellulare. Cosa molto utile per la gestione del tempo questa. Se fai corsi, da dove li prendi? In che senso? Da dove li prendo? Cosa intendi? Grazie mille Angelo, veramente grazie di tutti i complimenti. Oh, che squadra tifi? Sono milanista, quindi oggi sarebbe anche bello seguire le partite e sperare che il Milan andasse in Champions. Se fai corsi, da dove? Non capisco Napalm. Oh. Ragazzi, avete altre domande? Se non ne avete, lasciate un mi piace che aiutate l'algoritmo di YouTube. Se voi lasciate un mi piace, aiutate l'algoritmo di YouTube a far condividere o a far presentare davanti questo video a persone che non mi conoscono, perché questa cosa aumenta l'engagement. Non so se tutti voi lo sapete, però a me può aiutare enormemente, quindi se vi sto simpatico lasciate un mi piace. È bruttissimo dirlo, però è incredibilmente efficace. Sei andato a votare? No, ci devo ancora andare, come dicevo prima. Però andrò oggi pomeriggio. In percentuale come sono divise le mie fonti di reddito? È difficile. Dato che sono molto flessibili, dipendono molto da mese a mese. E la cosa importante, secondo me, non è moltissimo. Dopo gestisco anche tutto questo in un foglio Excel, però la cosa importante è cercare di portare queste fonti di entrate a un livello tale che ogni singola fonte di entrata può essere il mio stipendio o, insomma, può essere la vita o il motivo di vita della persona, e poi, dato che sono 7, 8, insomma, portarne diverse. E sai che tutte quelle ti portano quello che ti necessita per vivere, perciò anche se un mese vanno malissimo 6, hai una che continua ad andare e ti porta lo stipendio per vivere. Quindi l'obiettivo mio personale
è portare e ottimizzare ogni singola fonte di reddito a uno stipendio di 1500, 1200, insomma, fate voi il numero, e dopodiché passare alla successiva. Dopo si può aumentare quel 1200, quel 1000, insomma, la fonte di reddito stessa. Come scegli le fonti di reddito? È una cosa molto difficile. Bella domanda. Le provo. Provo, vedo, testo. Amazon FBA è nata come, insomma, esperienza, studio. Poi ho provato, ha funzionato, sta funzionando, quindi continuo con quella e inizio con un'altra. Come dicevo, non mi piace, utilizzi Builderall per fare affiliate. Non più, perché non mi piace come si sta muovendo come si sta muovendo Builderall, perché contano tutto sulla promozione interna dello strumento. E quindi non mi piace questa cosa. A me piacerebbe che ottimizzassero anche la piattaforma stessa. Cosa che non stanno facendo e stanno semplicemente facendo marketing sul marketing per altro marketing e non mi piace questa cosa, per cui non la utilizzo più, ma l'ho già scritto in descrizione del video che ho fatto sull'affiliate. Il tuo obiettivo per quest'anno? Ho due fogli, uno qui e uno lì, che sono attualmente top secret e ve li condividerò soltanto a fine anno, però se andate a cercare tra tutti i miei video trovate qualcosa, ogni singolo video condivido piccoli spezzoni di quali sono i miei obiettivi. Uno di quelli era cercare di arrivare a superare il limite del forfettario e vediamo se riuscirò a farlo, anche se è controproduttivo per me perché con la partita IVA e con le altre cose è più difficile gestirla dopo che hai superato quel limite di fatturato. Sei vicino al milione? No, neanche minimamente. Però è una visione futura, se si continua a lavorare facendolo bene, il milione non è una cosa irraggiungibile come molti pensano. Basta aggiungere pezzo dopo pezzo dopo pezzo e aumentare non quello che si fa, ma il lavoro intelligente e sommare tutto il lavoro precedente con il lavoro attuale e fare in modo che il tuo lavoro non sia un lavoro a sé, nel senso costruisco, che ne so, nel senso, un esempio può essere lavoro da fruttivendolo, vendo la frutta oggi, vendo la frutta domani, non ho nulla contro i fruttivendoli, però un esempio, e quel lavoro è fine a se stesso, nel senso che una volta venduta la frutta non puoi usare quella vendita per produrre altro denaro, mentre se io lavoro e continuo ad aggiungere lavoro giorno per giorno, quel lavoro poi mi genererà qualcosa in futuro. Un esempio che facevo è costruire una tettoia. Ho costruito una tettoia, quel lavoro mi sta funzionando per tutto l'arco del tempo. E più aggiungo sassolini nel mio imbuto, più l'imbuto si ingrandisce. L'importante è che sotto l'imbuto ci sia un tappo, così tutto il lavoro che c'è qui, dopo me lo posso rovesciare come introiti, guadagni. Ragazzi, ci siamo avvicinati alla mezz'ora. Io adesso vado a studiare. Vi saluto tutti quanti, è stato un piacere. Vi auguro buona domenica. Andate a votare se siete maggiorenni. Fate valere il vostro diritto. E ci vediamo. Ciao a tutti, ragazzi. È stato un piacere. Adesso come si fa a chiudere? No, qui c'è la freccia. Ciao ragazzi, grazie di tutto e lasciatemi